Loki. Ma è andata laggiù? Tutto bene? Sei entrato nella fonte, vero? Hai trovato quello che cercavi? Ho un otre con l'acqua sacra, sì. Il costruttore si prepara alla dimostrazione. Com'era la fonte? Calma, pacifica, tranquilla? Che cosa vuoi sapere, Loki? Sapere? Sono solo curioso. La fonte è un luogo di meraviglie. Vorrei tanto vederla. Con noi c'era un cucciolo di lupo che ha violato il luogo sacro. Ma Tyr se ne è preso cura. Preso cura? È morto? Il lupo è vivo, ma Tyr lo rinchiuderà nella sua sala. Non voglio lupi in libertà ad Asgard. Oh, certo. Bene. Saggia decisione, Havi. Volevo ucciderlo. È stato Tyr a fermarmi. Tyr è pragmatico. E questo è un bene. Dovresti ascoltarlo più spesso. E adesso dimmi, dov'è il costruttore? In un campo, non lontano da qui. Il tuo corvo troverà la via. Cosa vedi, vecchia amica? Ah, tempismo perfetto. Ecco il luogo perfetto. Hai portato l'acqua? Come promesso. Splendido. Unendo l'acqua al mio pigmento, la sua magia alimenterà le rune di protezione che ho inciso qui. Se proverai a ingannarmi, nessuna runa riuscirà a proteggerti. Una mistura perfetta. Aspetta, che cosa fai? Richiamo la magia dell'Ugr per unire la mia essenza a questi incantesimi e amplifica l'effetto. Magia dell'Ugr? L'hai appresa dagli Jotun? Loro ne praticano una forma, ma questa è una mia tecnica personale e ho quasi finito. Potresti renderti utile e portarmi tutti i vasi di pigmento che puoi? Attento con quel vaso. Piano. Ricorda, posalo e non romperlo. Attenzione, possiamo sostituire il pigmento, ma non il suo tempo di preparazione. Va bene, è il punto giusto. E ora, costruttore? Dovresti allontanarti. Magari su quella roccia. La vista sarà migliore. Ecco, basteranno. Basteranno. Ora aspetta ed eccolo qui, un vero capolavoro. Le rune che hai dipinto hanno creato lo scudo. Esatto, e se tutto andrà per il meglio, proteggerà gli alleati e consumerà i nemici. Dimostralo. Con piacere. Attira gli invasori fuori dalla foresta verso lo scudo. Vivi, ovviamente. Devono essere vivi. Attraversare la barriera non mi nuocerà? Hai la mia parola, Havi. Ha!
Sono qui, ammassi di sterco! Vi nascondete come codardi? Mi temete tanto da disperdervi come topi davanti a un felino? Molto bene, portali più vicini. Sì, sì, funziona! Incredibile! Come falene sulla fiamma. Avanti, branco dei vigliacchi! Io sono uno e voi molti! Che cosa avete da perdere? Storti, corrono verso la... Il tuo scudo non funziona, costruttore! Stanno entrando! Non riesco a capire, dovrebbero essere morti! Trattienili, mentre io lo sparo! Scudo ha attirato un'armata, ma è fragile come le tue promesse. Presto! Che hai promesso? Non pensarci adesso, i nemici! L'importante è che alla fine la semina dia buoni frutti. Frutti amari, non dolci come le tue promesse. Ha tenuto. Lo scudo è un portento. Ha retto. È efficace, ma instabile. Non temere, amico mio. Il problema è risolto. Ho trovato la giusta miscela. Con i dovuti materiali e il giusto incentivo, costruirò una torre così alta da proteggere l'intera Asgard. Di materiali ne abbiamo a volontà. Ma di quale incentivo parli? Oh, una sciocchezza, niente di che. Voglio Freya come mia moglie regina. Non sei giunto qui per caso, vero? Desideravi Freya da prima del tuo arrivo. Se lo avessi confessato fin dall'inizio, mi avreste ricacciato oltre il portale. Ma la mia offerta è sincera e la mia magia è reale. In cambio di una moglie e di una regina, vi fornirò i mezzi per proteggervi. Non baratterò Freya come se fosse un fascio di grano. Sarà lei a dirmi ciò che desidera. Fa ciò che devi, ma il mio prezzo non cambia. Niente Freya, niente scudo. Non chiedo altro. E tu qui non hai altri amici, dunque sii cauto.